Ed ora lo sport con il calcio. Il secondo test stagionale per i biancazzurri si è svolto al Mostrangelo di Montesilvano col debutto di Manu e Ciocci. Allora, com'è andata l'amichevole Pescara a Manopello? Ce lo racconta Enrico Giancarli, collegato in diretta per noi da Montesilvano. Giancarli, Enrico, buongiorno a te. Ciao Anna, ben ritrovata, ben trovati a tutti. Buonasera dallo stadio Mastrangelo di Montesilvano. L'amichevole è terminata da qualche minuto, è chiaro, risultato ampio 17-0, Anna, il finale in favore dei biancazzurri. Qualche nuova buona indicazione si è vista per il Pescara di Zeman, ma naturalmente bisogna considerare il tasso tecnico di un avversario che parteciperà al campionato di prima categoria. I gol 4 realizzati da Merola nel primo tempo, 4 nella ripresa da Cuppone, poi gol per Pierno, una doppietta, doppietta nel primo tempo anche per Dagasso. Queste sono le immagini che vi abbiamo mandato proprio poco fa dallo stadio Mastrangelo. I gol, dicevamo, Dagasso sbloccato il risultato, poi per il Pescara abbiamo Merola, Belloni al 21esimo, ancora Belloni al 23esimo, Dagasso per la doppietta personale, poi il rigore di Merola, ancora Merola al 43esimo nella ripresa, pronti via dopo 10 secondi, Gigi Cuppone, il gol di Pierno al 10esimo, il gol di Masala al 18esimo, poi Cuppone al 19esimo, Moruzzi al 23esimo e al 33esimo, il rigore di Colai al 26esimo minuto, 37esimo e 40esimo Cuppone, tra l'altro il secondo gol molto bello, una vera e propria prodezza. Queste sono, dicevamo, le immagini che arrivano direttamente dallo stadio Mastrangelo di Montesilvano. Prima partita per Manu, debutto tre pali per Ciocci. Erano assenti Tungjov, Aloy e Vergani per un leggero affaticamento. Domani torna. C'era anche un discreto numero di tifosi che stiamo vedendo proprio in queste immagini di qualche minuto fa allo stadio Mastrangelo. Prossimo appuntamento sempre in questo impianto venerdì. Vi ribadisco il parziale: Anna, Pescara batte Manopello 17-0, 4 gol di Cuppone nel secondo tempo, 4 di Merola nel primo tempo. Ti restituisco la linea se non ci sono domande.